Mantova, 1539. Palazzo Ducale. Appartamenti di corte vecchia. Dicono che poco prima di morire ci scorra davanti agli occhi la vita trascorsa. Se quello che dicono è vero, Isabella d'Este Gonzaga deve aver visto uno dei film più intensi e ricchi che mai essere umano abbia potuto vivere. Posta dal destino a cavallo di due epoche, Isabella ha incrociato i giganti dell'arte e della politica, che hanno reso unico il Rinascimento italiano ed europeo a cavallo tra 400 e 500. Vissuta all'incrocio di due corti splendenti come quelle della Ferrara degli Este e della Mantova dei Gonzaga, Isabella, dall'alto di una posizione di privilegio e di un carattere forte, a volte spietato, ebbe in sorte di incontrare e frequentare Leonardo e i Borgia, Ludovico il Moro, i re di Francia Luigi XII e Francesco I, l'imperatore Carlo V, papi come Giulio II, Leone X o Clemente VII, artisti come Mantegna, Pisanello, Perugino, Giulio Romano, scrittori e poeti come Ariosto, Castiglione, L'Aretino. Riconosciuta nei secoli come la signora del Rinascimento, Isabella si congedò dal mondo consapevole di esserlo stata davvero, avendo incarnato tutti i pregi e i difetti di un'epoca splendida e corrotta, avendone collezionato ogni meraviglia e conosciuto ogni miseria. Per attraversare quei tempi e affrontare quegli uomini bisognava avere un carattere speciale, e Isabella l'aveva. Non a caso i contemporanei già la definivano virili animo femmina, cioè donna di animo virile, una definizione che si era guadagnata ben prima del primo capello bianco. Ma cosa rendeva così speciale una donna come Isabella? Quali erano davvero i suoi progetti, i suoi sogni, i suoi timori? Chi amò davvero e chi le sbarrò la strada? Quale aspetto fisico aveva in realtà? Da cosa veniva il suo amore per il potere e per l'arte? Qual è stata la sua eredità? Perché ancora oggi è considerata la signora del Rinascimento, una vera e propria icona del proprio tempo? Chi è stata, insomma, davvero Isabella d'Este? Per dare una risposta a queste domande, non basta guardare Isabella che attraversa la sua vita e la storia col passo deciso dei protagonisti. Bisogna conoscere anche alcuni dei personaggi che accompagnarono, per poco o per molto, la signora di Mantova. Ercole d'Este, il padre, duca di Ferrara, amante delle arti e viaggiatore, influenzò la figlia trasmettendole le sue passioni. Francesco Gonzaga, il marito, marchese di Mantova e condottiero, subì spesso l'influenza della moglie, ribellandosi raramente. Alfonso d'Este, il fratello, duca di Ferrara dopo il padre Ercole, sarà sempre alleato e amico della sorella che non dimenticò mai di essere una estense. Lucrezia Borgia, la cognata, la donna più chiacchierata del Rinascimento, fece vacillare il primato di Isabella anche insidiandogli il marito. Federico, il figlio, il primo figlio maschio, l'erede dei Gonzaga, il più amato e il più ribelle, da lui ebbe grandi dolori, soprattutto a causa di una donna. Isabella Boschetti, l'ultima rivale, dopo Lucrezia Borgia, l'avversaria più difficile, perché riuscì a installarsi nel cuore del suo figlio prediletto. Nel febbraio 1539, in attesa dell'ultimo respiro, Isabella non aveva accanto che il figlio. Gli altri, i pochi sopravvissuti, erano comunque lontani fisicamente o col cuore, ma Isabella poteva scorgerli ugualmente mentre un'ultima volta rivedeva la sua vita. A cominciare dai primi momenti a Ferrara, nella primavera di 65 anni prima. Ferrara, 17 maggio 1474. La Ferrara del 1474 è la Ferrara di Ercole I d'Este. Il duca è uomo d'armi, ma è anche un mecenate. Ama l'arte, la musica, la letteratura. Il ducato di Ferrara non è un grande stato, ma è uno stato strategicamente importante perché controlla di fatto la navigabilità del Po, il principale fiume d'Italia, ma anche la più importante via di comunicazione della ricca pianura padana. Più ricco che potente, Ercole d'Este, come molti altri principi italiani, ha bisogno di alleati importanti per garantire la sicurezza del proprio stato
E uno dei modi migliori per farsi un alleato è quello di fare un buon matrimonio. Ercole ha scelto bene. Sua moglie Eleonora è la figlia del re di Napoli, Ferdinando d'Aragona. Eleonora d'Aragona, passata da Napoli alla fredda e umida Ferrara, stenta a dare l'erede maschio che Ercole attende. Il 18 maggio arriva una femmina, Isabella, seguita 12 mesi più tardi da un'altra bambina, Beatrice. Poi sarà il turno dei maschi, a cominciare dall'erede, il futuro Alfonso I, terzo e ultimo marito di una certa Lucrezia Borgia. Isabella e Beatrice crescono in una delle corti più raffinate d'Europa, educate alle lettere e alle arti, ma anche per loro la vita può essere, a tratti, difficile. Quando aveva solo 2 anni cominciò a dover fuggire da Ferrara per un tentato colpo di Stato. Quando aveva 8 anni, e questo quindi se lo ricordava bene, dovette andare in esilio a Modena perché i veneziani assediavano Ferrara. Questi traumi infantili sicuramente ebbero una grossa influenza sul suo carattere, per cui noi la vediamo sempre in tutta la vita tenacemente attaccata alla pace, ma non tanto per seguire una fazione o l'altra, quanto proprio per non dover più affrontare la terribile esperienza dell'esilio. Circondato da vicini potenti come Venezia, il Ducato di Milano, Firenze o lo Stato della Chiesa, il Ducato di Ferrara deve avere buoni rapporti con tutti, anche con lo Stato che più assomiglia al Ducato Estense, la Mantova dei Gonzaga. Tra le due città non ci sono neanche 100 chilometri di distanza, ma non è solo il clima o la posizione geografica a renderle simili. Le due corti sono unite dal fatto di essere più colte che forti, più ricche di artisti e intellettuali che di soldati. Ma cultura e splendore possono nascondere solo in parte la debolezza politica. E così Ercole I gioca sul tavolo della diplomazia le sue carte migliori, le figlie Isabella e Beatrice. I tavoli su cui giocare quelle carte erano due. Il potente Ducato di Milano, retto da Ludovico Sforza, detto il Moro, e il Marchesato di Mantova di Francesco I Gonzaga. La logica avrebbe voluto che Isabella, la primogenita, andasse a Milano e che Beatrice prendesse la strada di Mantova. Il destino, invece, vuole fare di testa sua. Ludovico il Moro aveva chiesto la mano di Isabella. Ma siccome proprio in quegli stessi giorni Isabella era stata già promessa al Marchese di Mantova, allora fu proposta Beatrice. E in un certo senso spiacque a Isabella, perché sicuramente il preteso Duca di Milano, in realtà Ludovico il Moro era un usurpatore, comunque lo Stato di Milano l'aveva in mano lui ed era ovviamente più potente di Mantova. Nonostante alcuni ritratti giovanili la mostrino graziosa e magra, sembra che in realtà la piccola Isabella non fosse una vera bellezza. E soprattutto che era grassa, fin da piccola probabilmente era tondetta, con un viso molto rotondo. Ma la bellezza non è tutto, neanche per una donna che fece dell'apparenza e della ricerca del bello una ragione di vita. Isabella aveva anche carattere. E che carattere! Possiamo definire il carattere di Isabella come quello di una donna determinata, volitiva, autorevole ma anche autoritaria. L'archivio di Stato di Mantova è il luogo migliore per approfondire la conoscenza di Isabella d'Este Gonzaga. Infatti è qui che sono custodite le migliaia e migliaia di lettere che la signora del Rinascimento scrisse e ricevette durante la sua vita. Quelle lettere sono una miniera di informazioni e Daniela Ferrari, direttrice dell'archivio, le studia da molti anni. Se dovessimo chiederci perché Isabella d'Este Gonzaga è così famosa, la risposta che io vorrei dare consiste nella abbondanza delle fonti che la riguardano. Isabella d'Este Gonzaga potremmo definirla una grafomane. Da quando arriva a Mantova nel 1490 fino al 1539, tra le lettere spedite e ricevute, ha prodotto più di 30.000 lettere. L'uomo che il destino ha scelto per unire per sempre la ferrarese Isabella alla Mantova dei Gonzaga è il marchese Francesco Gonzaga, che ha 8 anni più di lei e che è diventato marchese giovanissimo, a soli 18 anni. Francesco, quando subentra al padre,
è già fidanzato con la piccola Isabella da 4 anni e dovrà attenderne altri 6 prima di poterla sposare. Infatti, la duchessa di Ferrara, Eleonora d'Aragona, non ha nessuna fretta di veder partire la figlia e il padre, Ercole, da parte sua, ha ancora meno fretta di sborsare i 25.000 ducati pattuiti per la dote di Isabella. Questo non vuol dire che i due fidanzati non potessero vedersi con una certa frequenza. E siccome sua madre, Eleonora, voleva che fosse un vero rapporto d'affetto, cominciarono subito a scambiarsi visite regolarmente i due fidanzati. E quando Isabella andava a Mantova, era talmente viziata che poi Eleonora diceva: adesso quando è a Ferrara diventa troppo prepotente, perché a Mantova voi la viziate e basta. E poi sappiamo che giocava, per esempio, a carte o ai dadi con il fidanzato, il quale, anche se più grande, però si prestava, anche perché comunque Isabella era molto sveglia, disinvolta, brillante fino da piccola. Il marito, il marchese Francesco Gonzaga, è molto meno noto, meno conosciuto, meno studiato e quindi ha vissuto un po' all'ombra della moglie. Ma c'è anche del vero quando si dice che il carattere di Isabella, questa forte personalità, molto spesso lo prevarica e molto spesso dimostra anche uno spessore politico superiore. Ancora giovanissima, Isabella dimostra subito i tratti di un carattere forte, deciso, indomabile, ambizioso. Sulle prime, soprattutto a Mantova, nessuno sembra farci caso, ma appena la nuova duchessa fa il suo ingresso a corte, è chiaro che la musica sarebbe cambiata velocemente per tutti, a cominciare dal marito. Un segno di come sarebbero andate davvero le cose tra Francesco e Isabella lo si ebbe già la prima notte di nozze, una notte decisamente traumatica. La prima notte di nozze fu traumatica, è un documento che io ho trovato, una lettera scritta molti anni dopo da un cortigiano in cui ricorda che Isabella disse che aveva avuto una rottura, pensiamo quindi una grossa emorragia probabilmente nel momento della deflorazione. Cominciava così un matrimonio che tra alti e bassi sarebbe durato quasi 30 anni. Nonostante 8 figli e le molte tempeste affrontate insieme, tra Isabella e Francesco l'armonia fu spesso la grande assente, per colpa di entrambi. Lo spirito deciso di Isabella iniziò subito a mostrarsi anche grazie al rapporto confidenziale e paritetico che si era creato col futuro marito durante il lungo fidanzamento. La marchesa si interessava agli affari di Stato, amava viaggiare e apparire con abiti, gioielli e seguiti sfarzosi e molto costosi. In più, amava l'arte. E porta con sé la temperie culturale della corte estense, quindi possiamo definirla per esempio una bibliofila, perché dal padre e dalla madre aveva imparato ad apprezzare la letteratura, le arti, ma anche la musica, tanto che Mantova diventa una capitale rinascimentale della musica, ma soprattutto con la grotta e lo studiolo, che sono questi ambienti che lei si costruisce per raccogliere le sue collezioni, questi ambienti diventano un simbolo dell'autorappresentazione del potere dei Gonzaga. Benché giovane, Isabella aveva idee chiare e non aveva timore a scontrarsi anche con un gigante dell'arte rinascimentale come il pittore di corte Andrea Mantegna. Appena arrivata a Mantova sposa, Isabella ebbe un ritratto dal pittore di corte, cioè il Mantegna, ma inorridì perché non l'aveva abbellita abbastanza. Noi sappiamo che lei voleva essere abbellita nei ritratti e difatti quel quadro del Mantegna non c'è mai pervenuto. Non sappiamo se addirittura proprio glielo ruppe in faccia. Sempre più consapevole dei propri limiti fisici, Isabella cerca altre vie di soddisfazione e gratificazione. Non potrà mai essere la più bella delle dame, ma potrà, anzi, dovrà essere la più elegante, la più raffinata, la più ammirata, la più colta, la più temuta. Qualunque primato, per essere conquistato e conservato, richiede sforzi, tenacia e disposizione alla lotta. Isabella ha tutto quello che serve per prevalere anche nei confronti delle possibili concorrenti, quelle vere e quelle presunte. E di rivali di entrambi i tipi, Isabella ne troverà proprio in famiglia. Tra le rivali immaginarie, o perlomeno involontarie, finisce per esserci la sorella minore Beatrice.
Beatrice è più giovane di un anno, è decisamente più bella e dal gennaio 1491 è anche signora del Ducato di Milano, uno dei più importanti e ricchi stati italiani, governato da un personaggio affascinante e ambiguo come Ludovico Sforza, detto il Moro. Ludovico il Moro, a 39 anni, è uno degli uomini più potenti d'Italia e la sua corte è tra le più ricche e splendenti d'Europa. A Milano in quegli anni ci sono Leonardo da Vinci, il Bramante, il Correggio, Baldassare Castiglione. Beatrice, proveniente dalla raffinata corte di Ercole I a Ferrara, ha la stessa formazione culturale della sorella e si muove con sicurezza tra artisti e letterati. In più, alla giovane d'Este, riesce subito quello che a Isabella non riesce e non riuscirà per vari anni: dare velocemente un erede maschio al proprio marito. Mentre Beatrice dà subito due maschi in due anni a Ludovico il Moro, Isabella partorisce un figlio solo dopo 10 anni di matrimonio e dopo due figlie femmine. La rivalità scoppiò, anche se non fu mai dichiarata, ma sempre implicita, perché comunque erano due sorelle. La difficoltà di dare un erede ai Gonzaga è fonte di tensioni a Mantova. Isabella sa cosa ci si aspetta da lei e il suo costante bisogno di essere al centro dell'attenzione e delle lodi della corte ne soffre. Lei e Francesco si rinfacciano a vicenda la responsabilità della difficoltà ad avere un figlio maschio, ma Isabella non è tipo da farsi mettere nell'angolo ed è capace di risposte sprezzanti. Tutta Mantova aspetta un erede, io aspetto un erede, i Gonzaga attendono un erede maschio già da tempo. Noi cogliamo quello che si semina. Forse anche per queste tensioni, Isabella non dimostrerà mai un particolare affetto per le figlie femmine, a cominciare dalla primogenita Eleonora, futura duchessa di Urbino. Diventata madre di una femmina, fu così arrabbiata che non volle neanche metterla nella culla che era stata preparata apposta, pitturata dal pittore di Ferrara, Ercole De Roberti, proprio perché non le sembrava degna come femmina di essere in una culla così bella. Nacque come seconda una figlia che morì presto e lei, nonostante agonizzasse questa bambina, se ne andò a Ferrara e ricevette la lettera che la bambina era morta, ma non se n'era neanche occupata. Da parte sua, Francesco è spesso lontano da casa, sia per piacere che per dovere. Come molti Gonzaga, è un militare di professione e combatte agli ordini di chi lo può pagare meglio: Venezia, la Francia, Milano, il Papa. Quella di Francesco è una carriera lunga, ma non troppo brillante. La sua debolezza lo portava molto anche al bere, all'eccedere, e proprio per questo non dava affidamento. Come condottiero fu considerato proprio per questo poco affidabile, anche perché sempre accampava scuse di salute. È vero che aveva la sifilide, però era quello che prima della battaglia subito diceva che non stava bene, che non poteva allontanarsi dal suo lettuccio e quindi poi finiva che era un condottiero a parole ma poco con i fatti, a parte la battaglia di Fornovo. A Fornovo, presso Parma, il 6 luglio 1495, Francesco Gonzaga, capo dell'esercito della Lega antifrancese, aveva sconfitto il re di Francia Carlo VIII, sceso in Italia l'anno prima per conquistare il regno di Napoli e che ora stava cercando di rientrare in Francia. Cosa che gli riuscì, ma dopo aver perso tutto il suo bottino proprio a Fornovo. Devono passare alcuni anni prima che Isabella inizi a fare di Mantova il centro dei propri interessi. Nella prima fase del suo matrimonio, ogni scusa è buona per tornare a Ferrara o per recarsi a Milano dalla sorella, ma soprattutto dal cognato, con il quale si sviluppa un intenso feeling intellettuale. A Isabella piacciono gli uomini di carattere e colti, e il Moro, a modo suo, lo è anche se non si nega qualche caduta di stile. Come quando commissiona a Leonardo da Vinci il ritratto non della moglie, ma di due sue amanti destinate così all'immortalità. La giovane Cecilia Gallerani, nota come la celebre Dama con l'Ermellino, e Lucrezia Crivelli, passata alla storia come La Belle Ferronière. Per Isabella, la Dama con l'Ermellino è una vera e propria rivelazione e da quel momento inizia a corteggiare Leonardo per ottenere un suo ritratto. Un'impresa tutt'altro che semplice
e nella quale la sorella Beatrice non può esserle d'aiuto perché muore a 21 anni e mezzo nel gennaio 1497. Isabella l'aveva veramente vinta con tutti, però con uno ebbe difficoltà praticamente insormontabili, con Leonardo da Vinci, perché Leonardo da Vinci non aveva affatto l'animo del cortigiano, pur vivendo in parecchie corti, però faceva i fatti suoi, possiamo dire, non era diplomatico, non teneva a accaparrarsi i favori dei potenti. Erano i potenti che andavano da lui per chiedere i loro ritratti. Ci vorranno molte insistenze e la caduta del Moro, scacciato dai francesi dal suo ducato, per indurre Leonardo nel 1499, rifugiatosi proprio a Mantova, a esaudire il desiderio di Isabella. Ma si tratta comunque di una vittoria a metà, perché quella che rimane comunque l'immagine più celebre di Isabella d'Este non è un vero e proprio ritratto, ma un semplice schizzo preparatorio fatto col carboncino. Non sappiamo se Leonardo è stato galante abbellendo Isabella, che risulta sicuramente piacevole nel profilo di Leonardo, ma forse noi siamo attirati dal fascino del disegno. È un bel disegno o è anche una bella donna? Ma la ricerca di opere di Leonardo da parte di Isabella d'Este continua anche negli anni seguenti, quando Leonardo sarà a Firenze tramite gli inviati e gli oratori gonzagheschi nella città toscana, cercherà di avere, in particolare chiede un Cristo giovinetto che doveva essere in qualche modo dell'età più o meno del figlio Federico, quindi c'è questo legame anche molto forte con Federico. Leonardo però è particolarmente impegnato e praticamente non esaudisce i desideri di Isabella. Intendendo che vi siete fermato a Firenze, siamo entrate in speranza di poter conseguire quel che tanto abbiamo desiderato, avere qualcosa di vostra mano. Quando siete stato qui a Mantova e ci avete ritratto a carboncino, ci prometteste che un'altra volta ci avreste fatto in colore. Ma poiché questo sarebbe quasi impossibile, non avendo voi comodità di trasferirvi qua, vi preghiamo di voler soddisfare l'obbligo della fede che avete con noi, convertendo il ritratto nostro in un'altra figura che ci sarà ancor più grata, cioè farci un Cristo giovinetto di circa 12 anni, cioè di quell'età che aveva quando disputò nel Tempio e fatto con quella dolcezza e soavità di aria che voi avete per arte peculiare in eccellenza. Se Leonardo resisteva alle richieste di Isabella, non così era per altri protagonisti della scena politica a cavallo tra il 400 e il 500. Mentre l'astro del Moro declinava velocemente, saliva non meno velocemente quello dei Borgia, la famiglia del cardinal Rodrigo, divenuto Papa Alessandro VI nel 1492 e che aveva nel figlio Cesare, il duca Valentino, il suo braccio armato. L'ascesa dei Borgia fu un vero e proprio terremoto politico e militare che travolse con la violenza e l'intrigo il panorama italiano dell'epoca. Tra il 1497 e il 1500 il disegno politico dei Borgia prende lentamente corpo, uno stato autonomo tra la Romagna e le Marche. Nel giro di pochi anni cadono Imola e Forlì governate da Caterina Sforza, Pesaro retta da Giovanni Sforza, primo marito di Lucrezia Borgia. E poi Ancona, Rimini e Cesena, un tempo dei Malatesta, Camerino dei Varano, il Ducato di Urbino dei Montefeltro, la Faenza dei Manfredi. Quindi toccherà agli Appiano di Piombino e dell'Isola d'Elba e ad Arezzo. Il Valentino sembrava non avere limiti. Ma i Borgia non facevano solo la guerra. Buoni erano i rapporti con i Gonzaga a Mantova e con gli Estensi a Ferrara. Addirittura Lucrezia, nel gennaio 1502, si era sposata per la terza volta proprio con Alfonso I d'Este. In questo modo il neonato Ducato di Romagna avrebbe avuto il confine settentrionale sicuro. Isabella tiene buoni rapporti con Valentino, che all'inizio del Cinquecento sembra invincibile. Si complimenta con lui quando a Senigallia elimina con un inganno accuratamente studiato alcuni suoi nemici. Poco dopo, il Borgia invade il Ducato di Urbino, scacciandone il duca Guidobaldo da Montefeltro e la moglie Elisabetta Gonzaga, cognata e grande amica di Isabella. E subito Isabella, senza farsi troppi scrupoli,
scrive alla Valentino per avere una preziosa opera d'arte per la sua collezione. Nel famoso Cupido dormiente, opera giovanile di Michelangelo, ma stupenda, che aveva insieme a un Cupido di Prassitile il Duca di Urbino. Isabella scrisse al Valentino dicendo che, poiché a lui non interessavano tanto gli oggetti, le facesse dono del Cupido dormiente del Duca di Urbino. E il Valentino, occupato in tutt'altro, effettivamente glielo mandò. Quando, chiusa la parentesi del Valentino, il Duca di Urbino tornò al suo stato, chiese alla cognata di restituire quella preziosa statua e lei si rifiutò con una lettera molto diplomatica in cui gli ricordava: ma come, quando il Valentino mi ha mandato la statua, voi avete detto che se aveste saputo che io ci tenevo tanto me l'avreste regalata personalmente e quindi io la ritengo regalata da voi. E il Cupido dormiente insieme al Cupido di Prassitele restò a Isabella. Isabella ha costruito giorno dopo giorno il proprio mito di signora del Rinascimento e l'ha fatto con tutti i mezzi a disposizione, individuando nell'eleganza, nella raffinatezza, nella letteratura e nell'arte gli strumenti migliori per prevalere nella considerazione dei contemporanei e in quella dei posteri. Isabella d'Este è considerata una protagonista del Rinascimento italiano, addirittura un suo contemporaneo, il letterato Niccolò da Correggio, la definisce la prima donna del mondo, quindi signora del Rinascimento per la qualità e la quantità delle relazioni che coltiva, perché si circonda di tutto quello che la cultura e l'intelletto dell'epoca poteva esprimere di meglio. I più grandi scrittori si occuparono di lei e le fecero omaggio. Cominciamo dal Boiardo nella Natia Ferrara, con l'Orlando innamorato, poi Ludovico Ariosto che le dedica dei versi encomiabili nell'Orlando Furioso, poi Matteo Maria Bandello nelle sue novelle molte volte la cita e parecchie novelle del Bandello si svolgono, cioè sono raccontate nei castelli di Isabella di villeggiatura. Quindi non ci fu scrittore noto del suo tempo che non parlasse di lei e questo naturalmente favorì la sua fama non solo in Italia ma in tutta Europa. Consapevole di non poter puntare sulla bellezza per poter primeggiare, Isabella profuse energie e denaro soprattutto nel collezionismo d'arte e, unica donna del Rinascimento, realizzò sul modello di Federico da Montefeltro e altri mecenati del secolo precedente uno studiolo cui si aggiunse poco dopo una grotta, ambienti privati destinati alla meditazione e alla contemplazione del bello. Che cosa raccoglieva Isabella d'Este in questi ambienti, nella grotta e nello studiolo? Dipinti, ma dipinti di primo di altissima qualità, quindi degli artisti più importanti e migliori che erano allora presenti nelle corti italiane, quindi da Mantegna a Correggio a Lorenzo Costa al Perugino, ma ancora collezioni di cammei, di pietre incise intagliate, vasi, diaspri, corniole, tazze, gioielli, sculture, medaglie, monete. E davvero la grotta e lo studiolo di Isabella d'Este, con i loro preziosi contenuti, diventano uno dei simboli del potere della famiglia Gonzaga. Quel patrimonio immenso, raccolto con pazienza e a volte anche con brutale cinismo da Isabella, è andato disperso dopo la sua morte e oggi molti capolavori sono dispersi in musei e collezioni di tutto il mondo. Ma a testimoniare la loro provenienza c'è all'Archivio di Stato di Mantova un prezioso codice realizzato subito dopo la morte di Isabella. Si tratta di un dettagliato inventario dei capolavori e della loro collocazione nello studiolo o nella grotta. Di alcune opere si citano gli autori, come il pittore di corte Andrea Mantegna, che Isabella non amava, ma di cui, da grande esperta d'arte, riconosceva la grandezza. Lo studiolo di Isabella è un programma di quella che era la sua ambizione, cioè rappresentare la virtù intellettuale e spirituale più potente rispetto a quella carnale. E infatti ci sono sempre nei quadri dello studiolo, che sono due di Mantegna, uno del Perugino e uno del Costa, e la virtù
spirituale contro la virtù carnale, cioè la Venere celeste contro la Venere terrena, che erano poi due concetti del neoplatonismo, che era la filosofia più in voga all'epoca. Mantova, 1539, Palazzo Ducale. Appartamenti di corte vecchia. Alla fine di una vita spesa per scelte e necessità a perseguire il modello di una Venere celeste tutta spirito, virtù e cultura, Isabella tornò col ricordo al più difficile dei duelli affrontati, quello con la più terribile, almeno ai suoi occhi, tra le possibili Veneri terrene, Lucrezia Borgia. Della figlia di Papa Alessandro VI si parlava in tutte le corti da anni. La fama di Lucrezia era pessima, in gran parte non meritata, ma frutto di anni e anni passati ad essere lo strumento delle alleanze politiche prima del padre e poi anche del fratello. Sposata inizialmente a Giovanni Sforza, signore di Pesaro e cugino di Ludovico il Moro, Lucrezia si vide annullare il matrimonio perché il Papa aveva bisogno dell'alleanza col Regno di Napoli e quindi sua figlia doveva sposare un principe napoletano, Alfonso di Bisceglie. Poi anche l'alleanza con Napoli perse di importanza e Alfonso venne ucciso dai sicari di Cesare Borgia. Ora Lucrezia, vedova e con due figli, di cui uno segreto, era nuovamente disponibile ad un nuovo matrimonio. I Borgia stavano cercando di creare un proprio stato tra le Marche e la Romagna e decisero di allearsi con gli Este di Ferrara. Papa Borgia e l'anziano duca Ercole I concordarono così le nozze di Lucrezia con Alfonso d'Este, futuro duca di Ferrara e fratello di Isabella. Bella, giovane, elegante, ricca, con la fama di essere spregiudicata e forse anche pericolosa, a poco più di 20 anni Lucrezia Borgia arriva a Ferrara nel febbraio 1502. Ma già da mesi Isabella la fa spiare dai suoi informatori perché vuol sapere davvero com'è la sua nuova cognata. Come si veste, come si comporta, quali gioielli ha. La signora di Mantova si considera ed è considerata un'autorità anche nel campo della moda, delle acconciature, dei profumi, ed è gelosa di questo suo primato. È competitiva nei confronti della cognata Lucrezia Borgia, che ha sposato suo fratello diventando la duchessa di Ferrara, ed è anche molto di più nei confronti di Lucrezia Borgia. È anche gelosa perché Lucrezia Borgia è figlia di un papa e non dei più morigerati, diciamo così. Fino a che Alfonso era vedovo, Isabella, che era spessissimo a Ferrara, era sempre lei la prima donna di Ferrara e ci teneva molto, quindi il fatto che il fratello si risposasse e malvolentieri, perché Alfonso non ne voleva sapere, ma è stato costretto dal fatto che era la figlia del Papa, quindi la rivalità fu inevitabile. Lucrezia si informava sui vestiti di Isabella perché Isabella era appunto molto nota come creatrice di moda, ma anche le portava via i poeti. Per esempio, arrivando a Ferrara, i poeti che scrivevano sonetti per Isabella venivano obbligati a scriverli per Lucrezia. Ma Lucrezia forse non si limitò a portar via a Isabella un po' della ribalta mondana e qualche letterato. Le chiacchiere del tempo, mai smentite del tutto, parlavano di una relazione tra la bella e giovane duchessa di Ferrara e il marchese di Mantova, Francesco Gonzaga, il marito di Isabella. Durante il loro matrimonio, Francesco e Isabella avevano vissuto poco sotto lo stesso tetto. Lei, quando non era in viaggio, stava abitualmente nei suoi appartamenti al piano nobile di Castel San Giorgio, nel complesso di Palazzo Ducale. Lui invece, se non era fuori Mantova per i suoi impegni militari, preferiva le varie ville intorno alla città dove poteva stare con le sue amanti o cacciare in tranquillità. Anche quando stava in città, Francesco Gonzaga preferiva non stare a Palazzo Ducale, preferendo il palazzo che si era fatto costruire verso il lato ovest della città, Palazzo San Sebastiano, oggi divenuto il museo della città di Mantova. Qui Francesco fece affrescare alcune sale con le proprie imprese, mentre nel salone principale fece mettere la serie di dipinti dedicati da Mantegna ai trionfi di Cesare, dipinti finiti dopo la sua morte in Inghilterra. Il marito ebbe molte amanti, ma questo non era un problema per Isabella, perché anzi si tenne abbastanza lontana quando poté dai rapporti coniugali, anche perché lui poi si ammalò di sifilide e quindi era per lei raccomandabile tenersene alla larga.
però per orgoglio ebbe degli atti di gelosia. Pensiamo a una damigella a cui lei tagliò i capelli perché era amante del marito, ma probabilmente perché le aveva mancato di rispetto in qualche altro modo, e poi pensiamo alla rivalità con Lucrezia Borgia per lo stesso motivo, ma proprio perché rappresentava quella femminilità sensuale che era profondamente diversa da lei, che voleva essere rappresentante della virtù intellettuale rispetto alla bellezza che sfiorisce. Il braccio di ferro con Lucrezia, mai sfociato in un aperto contrasto, mise a dura prova l'autocontrollo di Isabella. Mostra una grande forza d'animo e quindi la sua è una malcelata indifferenza che cerca appunto di nascondere questo suo dolore. In particolare crea un nuovo motto che è uno dei più ricorrenti e tipici negli ambienti isabelliani, il nec spe nec metu, quindi né con speranza né con timore, per arrivare a far trionfare la virtù. Dopo qualche anno, la situazione si risolse da sola, un po' perché Lucrezia Borgia divenne sempre più dedita alle preghiere, ai figli e alle opere di carità. Un po' perché Alfonso d'Este non era tipo da poter tollerare a lungo un possibile tradimento. E infine perché la storia, che correva veloce, stava per stravolgere ancora una volta la situazione politica e militare dell'Italia, grazie soprattutto all'azione di un papa decisamente fuori dall'ordinario, Giulio II della Rovere. Mantova, 1539, Palazzo Ducale. Appartamenti di corte vecchia. Tra i tanti periodi che Isabella ha probabilmente rivissuto sul letto di morte, c'è stato sicuramente quello terribile degli anni del pontificato di Giulio II, gli anni tra il 1503 e il 1512, in cui dovette scegliere in continuazione tra ragione di Stato e ragione di famiglia, mettendo a rischio i propri rapporti col marito, con i fratelli, con i figli. Situazioni difficili che si possono spiegare solo con le contorsioni tipiche della politica del Rinascimento, dove nessuno era così potente da poter far da solo e ogni alleanza e ogni patto non erano mai così solidi da poter durare senza problemi. In quello scenario Isabella si muoveva da padrona. Ma questo non vuol dire che anche per lei non fosse faticoso e pericoloso destreggiarsi tra bugie, promesse effimere, doppi giochi, affetti familiari e interessi della dinastia e delle sue famiglie, quella d'origine e quella d'adozione. Soprattutto Isabella d'Este tiene sempre d'occhio la ragione di Stato, mantenere il piccolo Stato gonzaghesco integro e assicurarne la continuità e l'integrità. Mantenere integro lo Stato dei Gonzaga non fu sempre facile e divenne difficilissimo intorno al 1509, quando scoppiò la guerra tra il Papa e le maggiori potenze europee da una parte e la Repubblica di Venezia. Nel dicembre 1508 a Cambrai, nel nord della Francia, era stato concluso un accordo in base al quale Spagna, Francia, Impero, Papato, oltre al Duca di Ferrara e al Marchese di Mantova, si alleavano per mettere fine all'espansionismo di Venezia. Alla guida dell'esercito della neonata Lega di Cambrai era proprio Francesco Gonzaga, il quale però nell'agosto 1509 venne catturato dai veneziani con un colpo di mano. Portato a Venezia e imprigionato, Francesco Gonzaga visse i mesi più duri e umilianti della sua vita. Francesco Gonzaga viene fatto prigioniero dalla Repubblica di Venezia per circa 9-10 mesi. Isabella d'Este tiene in mano le redini dello Stato e lo fa con una grande abilità e con grande diplomazia. Per esempio manda subito un avviso a tutti i sudditi di stare tranquilli perché lei ha in mano il controllo della situazione, e poi si deve barcamenare con una grandissima abilità tra le due massime potenze dell'epoca, quindi il Papa e l'imperatore, per riuscire ad avere la liberazione del marito. Per Isabella non era facile trovare una via d'uscita, perché ben presto al centro delle trattative finì l'unica persona che amava più di se stessa, suo figlio Federico, l'erede designato della dinastia, che aveva solo 9 anni.
E poi cominciano delle trattative estenuanti, è veramente una tessitura raffinatissima di alta diplomazia con le massime potenze dell'epoca, quindi con l'imperatore e con il papa. Entrambi avrebbero voluto avere in ostaggio il primogenito Federico presso le loro corti per assicurarsi la fedeltà di Francesco Gonzaga. E addirittura Francesco Gonzaga vorrebbe che il figlio fosse dato in ostaggio alla Repubblica di Venezia. E Isabella in questo caso disobbedisce, non acconsente, quindi si impone in modo molto forte. Siamo in tanta confusione di mente che non sappiamo nemmeno se siamo vive. Abbiamo però deliberato di non dargli il figliolo nostro, che dietro gli andrebbe la nostra vita. Noi patiremo ogni sterminio prima di tollerare di essere private della presenza del nostro figliolo. Il no di Isabella a lasciar partire suo figlio provoca il prolungamento della prigionia di Francesco, che non la prende bene anche perché, oltre a trattarlo come un prigioniero qualunque, i veneziani insinuavano in lui il sospetto che la moglie fosse troppo innamorata del potere per desiderare la sua liberazione e che in più, in sua assenza, si dimostrava troppo filo francese, alterando la tradizionale politica di neutralità di Mantova. Immaginando i futuri immancabili rimproveri del marito, Isabella si difese osservando che le sue scelte erano per il bene di tutti. Se l'eccellenza vostra per questo si sdegnerà con me e mi priverà dell'amore e della grazia sua, io sarò più contenta di star seco in questa contumacia e conservargli lo stato, che restargli adesso in grazia e vederla, insieme coi figlioli, priva di esso. Sperando che, per la sua prudenza e bontà, a tempo conoscerà che io sarò stata più amorevole a lei che lei stessa. Alla fine però deve cedere e lo manda a Roma, alla corte di Giulio II, in cambio della liberazione di Francesco, del marito Francesco Gonzaga. Da questo momento in avanti però i rapporti tra i due non saranno più idilliaci. Il Francesco che rientra a Mantova dopo 10 mesi di prigionia è un uomo provato fisicamente e che ormai diffida apertamente della moglie. La sifilide, che lo tormenta da anni, gli concederà ancora pochi anni di vita, durante i quali si circonderà di favoriti e consiglieri tutti contrari a Isabella, che comunque aveva vari strumenti per continuare a far sentire il suo peso, a Mantova e fuori. Tutte le armi erano lecite per Isabella per mantenere il suo stato e mantenere il suo potere, e anche l'arma della seduzione, un'arma antichissima ma sempre attualissima. Lei si circondava di damigelle molto belle, tutte le signore del Rinascimento erano circondate da damigelle e sicuramente ciascuna di loro sapeva approfittare del fascino di alcune per legarsi a personaggi importanti. Isabella, beh, lo faceva quasi per professione. Abbiamo per esempio l'esempio della Dieta di Mantova del 1512, che fu molto importante per lei, per la sua stessa famiglia, perché per esempio riportò gli Sforza, nella persona di Massimiliano Sforza, a Milano. Lei fu una delle artefici di questi cambiamenti politici, grazie all'influenza che esercitò su alcuni ambasciatori, fra cui proprio quello imperiale, il legato il Gurgense, che irretì con la bellezza delle sue damigelle. Mantova, 1519. Palazzo San Sebastiano. A 45 anni Isabella è vedova. Francesco è morto a 53 anni, consumato dalla sifilide. Mantova passa a Federico e tutti, compresa Isabella, pensano che il giovane marchese avrà bisogno della madre per muovere i primi passi da uomo di Stato. Solo una persona non la pensa così, ma è un'opinione di cui si deve tener conto, visto che è quella proprio di Federico. Convinto di potercela fare a sostituire il padre, che pure ha nominato Isabella reggente in attesa che il figlio diventi maggiorenne. Federico diverrà marchese di Mantova a pieno titolo quando compirà 22 anni. Al momento della morte del padre non ne ha ancora compiuti 19. Quindi Isabella ha davanti a sé, in teoria, oltre 3 anni di potere da gestire a proprio piacimento
e per prima cosa fa piazza pulita dei cortigiani e dei favoriti del marito che negli ultimi anni l'avevano messa nell'angolo. Ma risolto un problema, se ne presenteranno subito di nuovi. Ma poi crescendo Federico ha lo stesso atteggiamento del padre e con forza, con determinazione vuole rivendicare il suo ruolo di potere e quindi sente la madre invadente, prevaricatrice e quindi tende a tenerla a distanza. Federico, forse l'unica persona che Isabella ha amato davvero, si rivela per la madre un grande dolore ancora prima che un grande problema. Di colpo scopre di avere un avversario temibile e al momento insuperabile, il cuore del figlio. Un cuore che batte per una Isabella che non è sua madre, ma una delle donne più belle di Mantova e che darà due figli a Federico. Isabella Boschetti è bella, è giovane e ha molto carattere. Isabella Boschetti, una donna fra l'altro sposata, che restò al fianco del figlio per parecchi anni e gli diede anche un figlio illegittimo, che lui riconobbe. Questa donna aveva un carattere molto forte e quindi cercò di allontanare Isabella madre dalla corte e questa è una delle ragioni per cui intensificò ancora i suoi viaggi. Isabella e Francesco avevano avuto 8 figli, di cui 6 avevano superato l'infanzia, 3 maschi e 3 femmine, tutti amati dal padre, meno dalla madre, che inclinava nettamente per i maschi, Federico, Ercole e Ferrante, ma soprattutto per Federico. Isabella ebbe con la maternità un rapporto ambiguo, nel senso che predilesse e amò alla follia i figli maschi, ma invece fu piuttosto indifferente con le figlie femmine. Fa quasi spavento vedere come nelle sue lettere lei parli esclusivamente dei figli maschi, anche quando dà notizie della loro salute, e mai delle figlie femmine. Tra le migliaia e migliaia di lettere scritte da Isabella nella sua lunga vita, forse in nessuna ci sono espressioni così forti e materne come in una lettera al figlio Federico, quindicenne, definito già sulla busta «mia anima». Federico mio, te mando 1000 benedizioni e t'altri tanti basi. La tua lettera m'è stata graditissima. Fai benissimo a pigliare cura di me, perché io te amo più che persona al mondo. Ne ho altro ben che ti. Tua madre, che te ama quanto sé. Isabella Estense, de man propria. È facile capire la delusione e la rabbia che si impossessarono di Isabella quando vide che il suo figlio prediletto mostrava di non aver bisogno di lei. La teneva lontano dagli affari di governo mentre buona parte della corte le girava le spalle per seguire e riverire Isabella Boschetti, per la quale oltretutto Federico Gonzaga aveva fatto costruire dall'architetto Giulio Romano il fastoso Palazzo Te. Il Te, contrapposto al Palazzo Ducale, che era il Palazzo Ducale, il luogo dei negozi, dove c'era la cancelleria, dove venivano prese le decisioni, Palazzo Te è il luogo degli ozi, quindi dopo i negozi ci si dedica agli ozi, alle feste, al riposo, e quello era il luogo che in qualche modo a Isabella d'Este era interdetto perché c'era un'altra signora Isabella. La Boschetti non è solo un problema per il rapporto tra madre e figlio, ma è anche agli occhi di Isabella un problema di Stato, perché Federico non vuole rispettare l'impegno di sposare la figlia del marchese del Monferrato, che pure, vista l'assenza di eredi maschi, avrebbe portato in dote col tempo tutte le terre del suo marchesato. Vista l'impossibilità di far andare le cose come avrebbe voluto, Isabella decise di lasciare Mantova. Se è vero che nessuna donna del Rinascimento ha scritto tante lettere e ha avuto rapporti con tante personalità illustri della politica e della cultura come Isabella, è forse altrettanto vero che nessuna donna della sua epoca ha tanto viaggiato quanto lei. Nel 1525, lasciando Mantova, Isabella va a Roma ancora una volta, per più di un motivo. Ma non fu solo la vagabonderia a portare Isabella a Roma.
Il suo scopo ufficiale era di poter usufruire dell'indulgenza plenaria nell'anno giubilare 1525. In realtà non ce la faceva più a stare a Mantova, dove Isabella Boschetti, la favorita del figlio Federico, imperava, ma soprattutto teneva ad ottenere il cappello cardinalizio per il secondo figlio, Ercole. Anni prima era stato Papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, a promettere a Isabella il titolo di cardinale per Ercole. E ora la speranza era che un altro Papa Medici, Clemente VII, volesse mantenere quell'impegno. Ma ci voleva del tempo, e nel frattempo la situazione internazionale precipitava. L'infelice politica di Clemente VII portò in pochi anni ad una crisi senza precedenti per la Chiesa di Roma. Nel 1527 la città venne presa d'assalto e saccheggiata dalle soldataglie dell'imperatore Carlo V. Da giorni il figlio Federico, che aveva grosse responsabilità per aver fatto passare l'esercito imperiale dal Mantovano senza contrastarlo, implorava la madre di lasciare Roma. Ma Isabella non si mosse, sia perché era troppo tardi, sia perché sperava di avere la nomina a cardinale per Ercole in extremis. E così fu. Clemente VII, già chiuso in Castel Sant'Angelo, creò cardinale Ercole Gonzaga due giorni prima dell'arrivo degli imperiali. Che cosa però le dava sicurezza di poter scampare al saccheggio? Il fatto che il figlio Ferrante, il terzo maschio, fosse uno dei capitani delle armate imperiali. Le aveva promesso che una volta arrivato a Roma, al massimo in 2 ore sarebbe arrivato al suo palazzo. Isabella, forte di questa protezione, aveva accolto un sacco di profughi. Quindi gentildonne romane, ambasciatori, Palazzo Colonna arrivava ad ospitare 1 migliaio di persone. Anche in quel frangente terribile, in una città messa letteralmente a ferro e fuoco, Isabella dimostrò ancora una volta doti diplomatiche straordinarie, perché ottenne, sia pure grazie al pagamento di una forte somma, che tutte le persone che si erano poste sotto la sua protezione non venissero toccate. Il palazzo dove stava Isabella fu l'unico palazzo di Roma a non essere saccheggiato, una cosa incredibile che tutti quanti dissero miracolosa addirittura. Rientrata a Mantova dopo 2 anni di assenza, Isabella trova in apparenza la situazione che aveva lasciato. Isabella Boschetti era sempre ben piazzata al centro della scena e del cuore di Federico Gonzaga. Ma i suoi nemici aumentavano, visto che pochi mesi prima era stato sventato un complotto per avvelenarla, che vedeva coinvolto sia il marito che la corte di Casale Monferrato. Federico fece uccidere tutti i congiurati su cui riuscì a mettere le mani, ma alla fine si piegò alla ragion di Stato e accettò di sposare Margherita del Monferrato. Il 16 novembre 1531, Isabella, vedendo finalmente il figlio sposarsi, assaporò l'ultimo vero trionfo, anche se la Boschetti non era ancora uscita di scena. A quasi 60 anni, Isabella sapeva che ormai non poteva restarle più molto tempo, né era più possibile, come in passato, dettare legge nella moda, nel gusto e nell'arte. Restava un ultimo traguardo da raggiungere, un ritratto vero da affiancare a quel bozzetto al carboncino che Leonardo le aveva fatto più di 30 anni addietro. E chi meglio di Tiziano, il più grande pittore del tempo, poteva ritrarre la signora del Rinascimento? Alla fine i ritratti saranno addirittura 2. Uno ci è pervenuto grazie ad una copia fatta dal pittore fiammingo Rubens molti anni dopo. Isabella è in un sontuoso abito rosso. Appare leggermente in carne, ma non dimostra certo gli anni che ha. Ma nel suo ritratto più celebre di Isabella, Tiziano ha fatto ancora di meglio. Qui la marchesa appare decisamente giovane, quasi avesse poco più di 20 anni. Il vestito è elegante e ricchissimo, così come i gioielli e gli ornamenti. Ma quello che colpisce di più e che fece felice la signora di Mantova è l'espressione. Lo sguardo è deciso, il piglio quasi minaccioso. L'impressione generale è di bellezza e di altezzosità, esattamente come era stata Isabella in vita e come voleva essere ricordata, anche perché negli ultimi tempi di certo non era più così. La grassezza di Isabella sicuramente peggiorò con gli anni.
Dobbiamo pensare che allora era molto difficile mantenere la freschezza della gioventù e noi abbiamo un ritratto spaventoso, purtroppo, di Isabella fatta da Pietro Aretino, che era diventato abbastanza intimo del figlio Federico. E siccome lei osteggiava questa amicizia, detestando l'influenza che Aretino aveva sul figlio, possiamo pensare che fosse anche particolarmente feroce per questo. Comunque, dice l'Aretino, la mostruosa marchesana di Mantova, con i denti di ebano, le ciglia d'avorio, disonestamente brutta e arcidisonestamente imbellettata. E quella descritta dall'Aretino probabilmente è stata una delle poche scene che Isabella d'Este Gonzaga decise di tagliare. Mentre aspettando l'ultimo respiro, la sera del 13 febbraio 1539, rivedeva per l'ultima volta i 65 anni della sua vita straordinaria, la vita della signora del Rinascimento.